Ben ritrovate e ben ritrovati qui sul canale. Vi invito come sempre a iscrivervi, lasciare un bel like per i miei contenuti e commentare qui sotto nel video. Siamo veramente in procinto di cominciare un'altra sessione estiva di calciomercato, quindi stanno uscendo i primi nomi, le prime trattative dietro le quinte e le prime idee in generale per la programmazione. Proprio della programmazione volevo parlare, quindi mi allego al discorso società Juventus perché l'accordo di massima tra Cristiano Giuntoli e il club bianconero c'è, lo testimoniano le grandissime fonti, i tanti giornalisti, le tante testate giornalistiche come per esempio Tuttosport. Bensì, oggi c'è stata la presentazione di Rudy Garcia al Napoli, è lo stesso Cristiano Giuntoli, quindi ancora attuale DS, quindi direttore sportivo del club partenopeo, non ha partecipato proprio alla presentazione, quindi sembra veramente in dirittura d'arrivo questa trattativa. Bensì la Juventus rinnova fino al 2025 Manna, attuale direttore sportivo della Juventus, anche se a parer mio provvisorio, è stato appunto messo in questo ruolo subito dopo la dimissione del CDA, ricordiamo nel passato inverno, e quindi nonostante tutto Manna rinnova fino al 2025, visto che comunque il suo contratto sarebbe scaduto il prossimo 30 giugno 2024. Detto questo, possiamo direttamente iniziare a parlare di qualche nome, come per esempio Fabiano Parisi, avrete visto sicuramente dal titolo e dalla miniatura del video, e sembra proprio che questo sia un profilo che piace veramente molto alla Juventus, è un profilo che è seguito da tanti mesi, come testimoniano molte testate giornalistiche, come testimoniano tanti esperti di mercato, come per esempio Fabrizio Romano, di lui veramente ci si può fidare ciecamente. E quindi parliamo un po' di questo giocatore, terzino sinistro, quindi la Juve è entrata veramente in questa ottica di riparare un po' gli esterni difensivi per quanto riguarda ovviamente tutta la rosa, visto che nei giorni passati si parlava di castagne per quanto riguarda il reparto di destra, invece da qualche giorno è rispuntato il nome di Fabiano Parisi, terzino sinistro dell'Empoli, che quest'anno ha giocato 33 partite, ha collezionato 2 gol e 2 assist, probabilmente anche un po' poco. Per quanto riguarda i termini di finalizzazione, per quanto possa essere comunque un terzino, Fabiano Parisi è anche un terzino moderno perché ama spingere sulla fascia, ama dribblare, se non sbaglio è nella top 5 per dribbling riusciti della passata stagione in Serie A, è anche uno dei migliori a intercettare per quanto riguarda ovviamente il suo ruolo, e quindi è veramente un giocatore molto molto interessante di prospettiva perché è un 2000, classe 2000, quindi ha 22 anni e la Juve studia questo profilo, come ho detto in precedenza, già da un po' di tempo. Poi bisognerà vedere ovviamente con che modulo vorrà giocare Allegri, in base a come verrà programmato il resto del mercato, perché comunque Fabiano Parisi ha una valutazione di 15 milioni di euro sul mercato. La Juve vorrebbe arrivare a questo profilo mettendo dentro anche Filippo Ranocchia, che non è stato riscattato dal Monza. Ricordiamo, Ranocchia è una mezzala di possesso che sa usare alla grandissima entrambi i piedi, e quindi è anche un giocatore molto interessante, però alla Juve veramente in questo momento di centrocampisti ne passano veramente in una quantità esagerata. Quindi la valutazione di Ranocchia sarebbe di 5-6 milioni, che andrebbe ad abbassare le pretese per prendersi il cartellino di Fabiano Parisi. Vi dico la mia su Parisi: per me è un giocatore che all'interno del nucleo Empoli spicca per quanto riguarda le sue qualità, perché è un ottimo terzino, sa difendere molto bene, secondo me, ma allo stesso tempo sa spingere veramente tanto in fase offensiva, quindi è un giocatore, attenzione però, da far crescere molto, è in ottica ovviamente di prospettiva, perché
Allegri sappiamo bene che comunque quest'anno ha fatto giocare molti giovani, beh, però allo stesso tempo deve saper lavorarci molto, ma molto meglio. Quindi bisogna dare il giusto tempo per quanto riguarda Parisi, ovviamente se dovesse arrivare alla Juventus, così come tutti i giovani, perché quest'anno rientra Rovella e sicuramente si ritaglierà un posto importante all'interno del nucleo squadra. Ma anche come ruolo, perché alla fine alla Juve manca un vero e proprio mediano, perché Locatelli l'abbiamo visto da 2 stagioni a questa parte, che è tutt'altro che un mediano, ormai è diventato per forza di cose un mediano di rottura quando prima faceva la mezzala. Ovviamente mi riferisco al periodo passato con De Zerbi a Reggio Emilia e la faceva in modo magistrale. Quindi attenzione, attenzione al profilo di Rovella che potrebbe entrare veramente nei meccanismi squadra in tempi record, almeno questa è la mia opinione. E detto questo, ragazzi, parlavamo di settimana veramente importante perché comunque si lavora anche in uscita. Sappiamo bene che rientrano i vari Arthur, i vari Zaccaria, i vari McKennie, quindi bisogna assolutamente trovare una collocazione a tutti questi. Però io ci tenevo a fare questo discorso, ci tenevo che venissero fatte delle valutazioni su Zaccaria perché abbiamo visto che la prima parte di stagione disputata al Chelsea è stata non male, con anche degli alti livelli, fino a quando non è stato preso il pezzo pregiato del mercato di gennaio, ovvero Enzo Fernandez. Ha delle cifre esorbitanti, però fino a quel momento Zaccaria al Chelsea ha fatto veramente tanto tanto bene. È un giocatore, secondo me, che non abbiamo avuto neanche modo di vedere anche al 100%, secondo me, in questi pochi mesi passati, nei pochi mesi passati alla Juventus. Quindi ci terrei che venissero fatte comunque, delle considerazioni più approfondite su questo giocatore. Per gli altri, ovviamente, la Juve deve risanare un certo valore, perché comunque la Juve sta pagando molto la non entrata in Champions League e quindi deve comunque raggiungere una soglia sui 100-120 milioni di guadagno per, insomma, risanare in generale il bilancio, risanare quello che è stata una stagione fallimentare, e quindi bisogna poi andare ad operare intelligentemente sul mercato. E io pretendo che qui ci pensi il DS, che sia Manna o che sia Cristiano Giuntoli, ovviamente speriamo per quanto riguarda il suo arrivo. E quindi una cosa che pretendo assolutamente è la programmazione. Io, come sempre, ragazzi, vi mando un forte abbraccio e fino alla fine, forza Juve!